Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tua, sicut in cielo et in terra. Dal breve saggio sulla Divina Volontà. Volume 14, 4 febbraio 1922. Non lasciamo che per altro tempo ancora rimanga senza risposta divina d'amore questa storia d'amore del nostro Creatore, ma moltiplichiamo subito per lui all'infinito nella volontà divina il nostro ti amo nel suo ti amo,
Figlia mia, voglio refrigerare le mie fiamme, dice Gesù. Voglio sfogare il mio amore, ma il mio amore è respinto dalle creature. Tu devi sapere che io nel creare l'uomo misi fuori da dentro la mia divinità una quantità d'amore che doveva servire come vita primaria delle creature, per arricchirle, sostenerle, fortificarle, per aiuto in tutti i loro bisogni. Ma l'uomo respinge questo amore e il mio amore va a ramingo, da che fu creato l'uomo e gira senza mai fermarsi, e respinto da uno corre ad un altro per darsi, e come respinto dà in singhiozzo di pianto. Sicché l'incorrispondenza fa il singhiozzo di pianto dell'amore. Onde mentre il mio amore va ramingo e corre per darsi, se vede uno debole, povero nella vita dell'anima, povero della mia grazia, dà in singhiozzo di pianto e gli dice: Ah, se non mi facessi andare ramingo e mi avessi dato alloggio nel tuo cuore, saresti stato forte e nulla ti mancherebbe. Se vede un altro caduto nella colpa, dà in singhiozzo. Ah, se mi avessi dato entrata nel tuo cuore, non saresti caduto. Per quell'altro che vede trascinato dalle passioni, infangato di terra, l'amore piange e singhiozzando ripete: Ahi, se avessi preso il mio amore. Le passioni non avrebbero vita in te, la terra non ti toccherebbe, il mio amore ti basterebbe per tutto. Sicché in ogni male dell'uomo, piccolo oppure grande, lui ha un singhiozzo di pianto e continua ad andare ramingo per darsi all'uomo. E quando nell'orto del Getsemani si presentarono tutti i peccati innanzi alla mia umanità, ogni colpa aveva il singhiozzo del mio amore. E tutte le pene della mia passione, ogni colpo di flagello, ogni spina, ogni piaga, era accompagnata dal singhiozzo del mio amore. Perché se l'uomo avesse amato, nessun male poteva venire. La mancanza d'amore ha germogliato tutti i mali ed anche le mie stesse pene. Nel creare l'uomo feci come un re che, volendo rendere felice il suo regno, prende un tesoro di milioni e lo mette in giro, affinché chi ne vuole ne prenda. Ma per quanto gira, appena qualcuno prende qualche centesimo. Ora, il re è ansioso di sapere se i popoli prendono il bene che loro vuole fare e domanda se il suo tesoro è finito per mettere fuori altri milioni e gli viene risposto: Maestà, appena qualche centesimo hanno preso. Il re sente il dolore nel sentire che il suo popolo non riceve i suoi doni né li apprezza. Quando scende in mezzo ai suoi sudditi, comincia a vedere chi coperto di stracci, chi infermo, chi digiuno, chi tremante di freddo, chi senza tetto. Ed il re nel suo dolore dà un singhiozzo di pianto e dice: Ah, se avessero preso i miei soldi, ma non vedrei nessuno coperto di stracci che mi fanno disonore, ma ben vestiti. Non vedrei infermi, ma sani. Non vedrei nessuno digiuno e quasi morto per la fame, ma sazi. E se avessero preso i miei soldi, nessuno sarebbe senza tetto. Avrebbero potuto benissimo fabbricarsi una stanza per ricoverarsi. Insomma, in ogni sventura che vede nel suo regno, lui ha un dolore, una lacrima, e rimpiange i suoi milioni che l'ingratitudine del popolo respinge. Ma è tanta la bontà di questo re, che adonta di tanta ingratitudine, non ritira questi milioni, li fa continuare a girare, sperando che altre generazioni possano prendere il bene che gli altri hanno respinto e così ricevere la gloria del bene che ha fatto al suo regno. Così faccio io. Il mio amore uscito non lo ritirerò. Continuerà ad andare ramingo. Il suo singhiozzo durerà ancora, fino a tanto che trovi anime che prendano questo mio amore, fino all'ultimo centesimo. Affinché cessi il mio pianto e possa ricevere la gloria della dote dell'amore che ho messo fuori a bene delle creature. Ma sai tu, chiede Gesù a Luisa, chi saranno le fortunate che faranno cessare all'amore il singhiozzo del pianto? Sono le anime che vivono nel mio volere e che vivranno nel mio volere. Loro prenderanno tutto l'amore respinto dalle altre generazioni con la potenza della mia volontà creatrice. Lo moltiplicheranno quanto vogliono, per quante creature me lo hanno respinto. Ed allora cesserà il mio singhiozzo, ed in ricambio sottentrerà il singulto della gioia, e l'amore appagato darà alle fortunate tutti i beni e la felicità che gli altri non hanno voluto. Bene, questa è l'ultima
meditazione del breve saggio sulla Divina Volontà, ma è qualche cosa assolutamente di straordinario, bellissima, direi quasi commovente e altamente illuminante. E solo coloro che cominciano ad entrare nel regno del voler divino hanno una percezione della verità di questa esperienza bellissima, no? Tra l'altro anche adombrata in qualche parabola del Vangelo, no? Per esempio la parabola degli invitati a nozze, quando questo re fece questo grandissimo banchetto di nozze, non ci andava nessuno, e ordinò ai suoi servi, dice: andate ai crocicchi per le strade, prendete tutti, poveri, zoppi, ciechi, storpi, fateci venire qualcuno, perché non è possibile che tutta questa grazia sia sprecata, no? Qui Gesù spiega che cos'è la Divina Volontà. Io questo ho avuto modo già di dirlo e di meditarci, sia in momenti di preghiera che rifletterci in momenti di catechesi, perché il mistero della Divina Volontà è il mistero di amore. Questa meditazione potrebbe essere chiamata, intitolata, il singhiozzo di pianto. Vedete come Gesù dice che va in giro con questo carico immenso di amore, ma non è da oggi che lo fa, in giro, in giro, in giro, e nessuno lo vuole. E non volerlo significa autocondannarsi ad una vita, che dire, penosa, dire miserabile, dire infelice, dire poco. Bellissimo quando Gesù fa i suoi lamenti d'amore, no? Dice a quello che era debole: se mi avessi accolto saresti stato forte. A quello che è caduto nella colpa: ma se mi avessi accolto, ma non saresti caduto. E pensate a quanti uomini, la maggioranza, che vivono infangati di terra e di passione. Questo è un punto fondamentale che Gesù dice: ma se avessi preso il mio amore, le passioni non avrebbero vita in te. La terra non ti toccherebbe, perché il mio amore ti basterebbe per tutto. Ma questo è verissimo, questo qui. Questo è verissimo. Le persone consacrate lo sanno. E io, la storia della mia vocazione fu proprio una storia d'amore. Io avevo un amore umano e grande, e da lunghi anni. Ma quando conobbi l'amore divino, l'amore umano rimase come affetto profondo, ecco, come bene e gratitudine verso una persona con cui si erano condivisi degli anni di vita insieme, ma io non ero più innamorato, perché mi ero innamorato di qualcun altro. È proprio così, ma proprio innamorato, innamorato. E così nel regno del divin volere, provare per credere, si fa l'esperienza simile a quella degli innamorati umani, cioè se ci si apre al mistero dell'amore, che Gesù sta aspettando di riversarlo su di noi, capite? Sta nel libro dell'Apocalisse, dice: sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io verrò con lui, cenerò con lui ed egli con me. Quindi noi abbiamo delle idee strampalate a volte di Dio, d'accordo? Molto strampalate. Dio ha creato noi, fa tutto quello che fa solo con amore e per amore. Qual è il disegno di Dio su di te? Darti una vita pienamente felice, pienamente felice, che non significa senza croci, adesso non facciamo questo discorso qui, ma pienamente felice, perché anche le croci sono, in questo mondo segnalato dal peccato, sono delizia, diletto e benedizioni per gli amici di Gesù. Allora, pensate alla gente che è schiava delle passioni, no? Oggi è un porcilaio ambulante. E pensiamo a chi è schiavo della lussuria, che va a cercarla dappertutto, in tutti i modi, in tutte le forme, a volte abbiette, a volte proprio disdicevoli, che impongono l'uomo ampiamente al di sotto delle bestie. Ma che cosa cerca in fondo l'uomo, anche quando si corrompe, si degrada in questo modo così sudicio, sozzo e schifoso? Cerca un po' d'amore, cerca di stare un po' bene, quella è la prima soluzione immediata, d'accordo? Anche nella mercificazione del sesso
si cerca in qualche modo una gratificazione di se stessi. E questo che cosa comporta? Questo comporta, anziché soluzione del problema, quindi vabbè, un po' d'amore l'ho trovato, ci accontentiamo, significa apertura di una voragine più grande, poi più grande, poi più grande, poi più grande, in modo tale che uno va a cercare queste soddisfazioni credendo di trovarle e invece trova ulteriori buchi, voragini. E si riduce che la vita è l'inferno. E entra poi nel vortice, no? Perché il peccato, dice Gesù, chi lo commette ne diventa schiavo, è un vizio, è una droga poi, no? E è bello ogni tanto contemplare con occhio però di compassione e di misericordia come sono ridotti molti membri della razza umana. Pensate a quelli che, non lo so, che passano le giornate davanti alle slot machine, come tanti ebeti, oppure le ore e ore. Queste dicono le statistiche, davanti ai siti porno, ore, 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 milioni di persone, d'accordo? Oppure a fare una montagna di cose inutili, oppure a cercare sesso in tutti i modi possibili, non lo so, sono le cose che possono venire in mente, no? Dovrebbe stringerci il cuore e prenderci uno sguardo di pena immensa, che è come quella di Gesù, il singhiozzo d'amore, che guarda queste persone e dice: ma che fai? C'hai milioni di euro a tua disposizione per fare una vita, ma da grandissimo signore, capito? E che fai? Vai in giro come uno straccione, mezzo nudo, senza tetto, senza casa. Perché così ci si riduce, c'è la parabola del figlio prodigo, no? Che è molto significativa. A fare una vita lontana da Dio e dissoluta, ci si riduce come degli, veramente come dei pezzenti, degli straccioni, dei miserabili. E che aspetti a dire tornerò da mio padre, che almeno mi darà un pezzo di pane, mi tratterà come l'ultimo dei suoi garzoni. Invece il padre, come ci dice San Luca, lo vede da lontano, gli corre incontro, lo abbraccia, lo stringe al collo e altro che trattarlo come i garzoni, gli rimette l'anello al dito, cioè gli ridà la carta di credito. Noi sappiamo queste cose qui, no? L'anello al dito un tempo era il sigillo di casa, no? Quindi era la firma che il proprietario apponeva sugli atti di transazione del patrimonio. E dargli l'anello significa che se quello si vende a mezza strada di casa per piano a prendere altri soldi per andare a fare carne da porco, il padre glielo sta abilitando, quindi lo reintegra in piena fiducia, lo riveste da capo a piedi. Questo fa il Signore, questo è Dio, questo è quello che Lui vuole fare. È impressionante vedere questa immagine di Gesù che gira. Ramingo, l'immagine del ramingo mi fa pensare al Signore degli Anelli, no? A Aragorn, che prima di diventare ciò che doveva essere il re, aveva cambiato nome, soprannominato Gran Passo, ed era appunto un ramingo, uno che girovagava senza fissa dimora, no? Un infelice, uno che non aveva trovato ancora se stesso, né l'amore né il senso della vita, no? Andava appunto girovagando, e qui Gesù si autoattribuisce questo termine, il ramingo. La meditazione si potrebbe anche chiamare senza timore d'offendere Gesù, perché se l'ha dato da sola questo nome, il celeste ramingo, che va in giro cercando qualcuno che accetti di prendere il suo amore e i suoi doni. Ma può essere una cosa possibile? Io quando, vedete, quando leggo queste cose, quando ascolto queste cose, a Roma dicono mi sa fa ancora piccolo piccolo. È impressionante. E gli uomini ubriacati dal diavolo, saturi di volontà umana, vanno cercando la vita, l'amore, il senso dove non c'è, e cadono di disgrazia in disgrazia, di infelicità in infelicità. Straccioni, infermi, malati, senza tetto, senza casa, senza soldi. Ecco qua. E quindi lo sappiamo,
Dice, ma io vorrei fare qualche cosa per il Signore, che cosa posso fare? Sai cosa devi fare per il Signore? Apri le porte del cuore e prenditi tutto il suo amore fino all'ultima goccia, dice Gesù, fino all'ultimo centesimo. Noi pensiamo molte volte dobbiamo fare per Dio chissà che cosa, no? Certamente, Dio ci interpella e poi ci mette in un rapporto, come dire, fecondo, dinamico, no? Attivo tra noi e lui. È certo che lui molto ci dà e lui molto si aspetta da noi, sicuramente, ma anzitutto vuole che facciamo il pieno del suo amore. Ecco perché vivere nel divin volere, prima di ogni altra cosa, è fare il pieno dell'amore di Dio. Il pieno pieno, il pieno totale, accoglierlo, dare a Gesù questa gioia che fino all'ultimo centesimo dell'amore che gli ha sia accolto nel cuore. E per cui Gesù continua dicendo che sono le anime che vivranno nel divin volere, quelle che daranno questa soddisfazione, saranno le fortunate che faranno cessare all'amore con la A maiuscola il singhiozzo del pianto. Impressionante. C'è qualcuno che non si entusiasma a questa idea? Pensare a Gesù che singhiozza, vedendo il suo amore respinto dovunque si gira, e pensare che è possibile stoppare questo singhiozzo e tramutarlo in gioia. È bello, no? Loro prenderanno, attenzione, tutto l'amore respinto dalle altre generazioni. E sapete quanto ce n'è stata a prendere? Cioè, l'amore di Gesù è già immenso. Ma qui dà proprio l'idea, no? Che tutto quello respinto è come se si fosse accumulato. Quindi, se qualcuno veramente spalancherà le porte del cuore, se qualcuno veramente, come dice San Paolo, lascerà perdere tutto quanto per entrare in questo mondo divino, se qualcuno farà come il mercante che va in cerca di perle preziose, che si accorge a forza di sentire tutte queste cose che qui ci sta qualcosa di altro, di grosso, di immenso, dice: mamma mia, ma io mi vendo tutto pur di comprarmi sta perla, io mi vendo tutto pur di avere questo tesoro. Capiamo il senso metaforico, no? Cioè, chi entra nella divina volontà non comincia a fare, l'ho detto in tante meditazioni, pazzie, fanatismi o stranezze varie, però indubbiamente da un punto di vista interiore la sua vita cambia tanto, tantissimo, perché entrare in questo regno, imparare, cominciare a fare la divina volontà, e fare gli atti, fare i giri, tendere alla perfezione, lasciare perdere tutto quello che ci può ostacolare, questo diventa pane quotidiano. E mano a mano che questo diventa, io ve lo assicuro, provare per credere, Gesù lo fa sentire il suo amore e in maniera molto percepibile, molto evidente, inequivocabile. Come dicono i mistici qui, solo chi ne fa esperienza può comprendere bene quello che si dice. Cioè, non è che uno che viene alla Divina Volontà e comincia a fare discorsi, no? Allora, Dio mi ama, quindi mi devo convincere adesso che Dio mi ama, sì, mi ama, quindi sì, quindi anche attraverso questa cosa adesso facciamo, io mi devo convincere che Dio mi ama. Non è così. Cominciano questi flussi, e flussi, ripeto, fecondi, perché si accoglie l'amore di Gesù, che è l'amore di un innamorato, e ci si innamora di lui e della Divina Maria, aggiungo io. E non così è. San Massimiliano Maria Colbe si chiamava il folle dell'Immacolata e non conosceva tutta questa roba. Qui veramente si va
come dire, in stato di innamoramenti estremi, folli. Non significa, anche qui, ripeto, che si facciano cose da folli, perché è un fatto del cuore interiore, sono misteri che si vivono nel silenzio, del rapporto personale con Gesù, no? Nei momenti di preghiera, di intimità con Lui, di adorazione, di dialogo con Lui o con la Divina Maria. Però sono cose molto reali. Solo quando tutto questo amore sarà preso e moltiplicato, perché poi che significa questo qui? Quando si compiono gli atti nel divin volere, tutto quanto questo amore respinto si rimoltiplica di nuovo e si rispande ancora su tutte quante le creature, come dire, attraverso il contributo personalizzato, se mi si passa questa espressione, di chi lo ha accolto però, nella divina volontà. E al posto del singhiozzo che cosa succede? Il singulto della gioia. Far singultare Gesù di gioia, farlo sussultare. Cioè, qui bisogna rendersi conto, lo dico arditamente, dico il vero, nessuno si scandalizzi, che noi possiamo far felice Gesù. Come? Lasciandolo libero di farci felici. L'amore appagato darà alle fortunate, attenzione, tutti i beni e la felicità che gli altri non hanno voluto. Dice tutti, niente escluso. Dice felicità, non dice qualche momento di divertimento, qualche piccola gioia o qualche transeunte e transitorio piacere. Dice queste parole Gesù. Gesù non mente. Allora, è finito il breve saggio della Divina Volontà. Le meditazioni proseguiranno ovviamente su altri testi. Un bel saggio. Volendolo dire una parola, che cos'è la Divina Volontà? È il mistero dell'amore di Dio manifestato, in atto. È un oceano, è un vortice, è un uragano, ecco, di amore divino, riversantesi sulla creatura e attendente un cuore che lo si spalanchi, come diceva San Giovanni Paolo II, lo accolga, lo faccia sua e lo ricambi. Questo è il segreto della felicità sulla terra e della gloria in cielo. O mia Divina Maria, penso che tu sola possa comprendere fino in fondo e bene queste parole che Gesù ci ha detto, ci ha rivolto. Tu sei la piena di grazia, la Checaritomene. Checaritomene significa che Gesù ti ha stracolmata di grazia nel momento in cui ti ha concepito, nel grembo di Sant'Anna. Questa grazia è aumentata vorticosamente fino al momento dell'Annunciazione e sarebbe stata destinata ad aumentare. Tu sola conosci il mistero dell'amore divino. Tu ne hai fatto un'esperienza che nessun'altra creatura mai potrà fare. Nessuno, e anche tutti i figli della Divina Volontà messi insieme. Nessuno. Ma tu sai quanto è vero. In te la Divina Volontà ha trovato terra feconda, in te ha potuto sfogare tutto il suo amore, farlo sboccare in tutti i modi possibili, e
estasiarsi lui stesso di amore, mandare tante di quelle cascate divine di grazie, di gioie, di diletti, di benedizioni, di divini piaceri che non è dato né a mente umana né a mente angelica sondare. Tu solo li conosci e qualcosa la manifesti di essi ai tuoi devoti. Null'altro tu vuoi che la nostra vita sia come la tua, e come tu in tutto spalancasti le porte alla divina volontà e ne fosti inondata di grazie su grazie, compresa quella che è inestimabile, che mai nessuno ha avuto e mai nessuno avrà, di divenire la madre del Verbo incarnato. Così tu vuoi che i tuoi fedeli, che i tuoi devoti comprendano che questo è per tutti, basta volerlo fortemente, e poi con costanza e con perseveranza fare di tutto per essere in condizione di comprare questo tesoro, farlo nostro e viverlo. Che il singhiozzo del pianto del tuo divin figliolo Gesù cessi. E se non cesserà del tutto, perché non mancheranno le anime che continueranno a calpestarlo e a respingerlo, cessi almeno per quanto riguarda le nostre anime. Vieni, Signore Gesù, e sfoga in noi che ti amiamo e accogliamo gli eccessi del tuo amore, tutti i tuoi sbocchi di divino amore. Direi che per questa giornata possiamo ricordare l'immagine del ramingo, Gesù divino ramingo, e il singhiozzo di pianto che dà ogni volta, cioè quasi sempre, che vede respinta la sua grazia e il suo dono. E quindi anche il dono e il compito stupendo che noi abbiamo di asciugare il suo pianto e di dargli sussulti e singulti di gioia, perché ha trovato chi tutto quell'amore lo prende, lo raccoglie e addirittura lo redistribuisce per sé e per tutti. Venga il tuo regno, Signore, sia fatta la tua volontà. Venga il tuo regno, Signore, sia fatta la tua volontà. Venga il tuo regno, Signore, sia fatta la tua volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, per difenderti, per perdonarti, per liberarti da ogni male, per consolarti e per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.